indietro. Le motivazioni del corteo del 9 marzo e la piattaforma di rivendicazione. Tanto oltre che un corteo, uno sciopero generale, quindi noi chiediamo ai metalmeccanici quel giorno di scioperare e di venire a Roma. Al centro c'è la democrazia e il lavoro. La democrazia perché è negata, si fanno gli accordi separati, si impedisce ai lavoratori di poter votare, si impedisce addirittura in Fiat al sindacato più rappresentativo di esistere. Quindi noi poniamo questo problema che la democrazia deve entrare anche nei cancelli delle fabbriche e che serve una legge sulla rappresentanza che garantisca questo diritto. Poi pensiamo che ci sia bisogno di ricostruire un contratto nazionale degno di questo nome e che il problema oggi è costruire nuovi posti di lavoro. Per questo chiediamo una nuova politica industriale, un piano straordinario di investimenti pubblici e privati, che siano rispettosi dell'ambiente e che rimettano al centro anche scelte strategiche per un nuovo modello di sviluppo. E poi siamo per una riforma degli ammortizzatori sociali, perché bisogna ridurre la precarietà in questo paese, bisogna estendere la cassa integrazione a tutti e bisogna introdurre un reddito di cittadinanza che garantisca sia il diritto allo studio sia ai giovani di potersi scegliere il lavoro senza essere ricattati con la precarietà. Un'altra e ultima domanda, secondo te qual è il ruolo della Banca Centrale Europea e dell'Unione Europea in questa crisi nell'attacco al mondo del lavoro? Beh, credo che emerga un pensiero unico sbagliato, l'Europa è stata costruita solo sulla moneta, non esiste un'Europa sociale e le risposte che la Banca Centrale Europea sta dando pone un problema anche di democrazia, quando non sono i governi eletti democraticamente dalle persone che decidono le politiche, ma è la Banca Centrale Europea che non è eletta dal popolo a determinare le condizioni, si rende evidente come in questa fase la finanza abbia un potere che rischia di mettere in discussione la democrazia. Va bene, grazie.